bella! Grazie! Anche io ti voglio. Alla prova del cuoco, va bene, dai, grazie. È una affezionata la signora. Allora, qui pensateci voi, è successo di tutto. Franci! Quando volete portatemi le cards anche di Elisa. Chi ce l'ha le cards di Elisa? Sono di là, scusami. Che le hanno nascoste. Scusami, io mi sono emozionata. Ma che bello, ma sono io felice. Che sono emozionata di essere qui. Grazie per l'invito, Francesca. No, guarda, ci sei dire sempre. Una roba. No, no, ci sei sempre. Grazie, questo è un applauso che va a lei. Allora, non è... Nulla è dovuto nella vita e non è ovvio. Quindi grazie per esserci stata e per esserci. Questo lo voglio dire perché poi tra colleghe di solito questa cosa non esiste quasi mai. Io invece ho un bellissimo rapporto con le donne e quindi grazie. Ma guarda, allora, quando ti hanno detto, perché inviti Elisa? Ah, così ti hanno detto? No, perché sta su un altro programma. Ah, ok. Di un'altra rete, dello stesso giorno. Allora, carissimi voi, che avete sempre la penna appuntita e la lingua biforcuta. Ah, tu leggi? Non devi leggere. Vabbè, sapete perché Elisa è qua? Perché Elisa è brava. E se io ho piacere di ospitarla, la ospito. E se guardate l'uno, il due e il tre, avete ancora le idee confuse. Ormai la Rai è una grande famiglia. Brava! Allora, hai ragione. Questo l'abbiamo capito adesso con questa rivoluzione, lo diciamo anche se magari a casa così gli aiutiamo anche a capire, una rivoluzione di genere, quindi il nostro motto è uniti si vince e tu sei la rappresentazione di tutto questo. Ma insomma, bisogna crederci e poi te voglio bene, se anch'io, può dire. Te voglio basta. Bene anch'io, ormai. Allora. Elisa, oggi ci divertiamo, giochiamo. Dai. Ma sono molto curiosa di partire dalla sigla. Ah, beh, super. Della grande Nannini. Ma la possiamo rimandare? Possiamo risentire che è stupenda? Vai, Betta. Gianna Nannini, ti vorrei. Vabbè, questa In The Rain si intitola e ha proprio le parole del ti vorrei, vorrei dirti che. Sei con me. Sei con me. Emozionante, davvero emozionante come canzone. Devo dire la verità che dietro questa sigla c'è anche un'amicizia con Gianna che è nata anni fa. Ci siamo visti per una degustazione di vini. Ci siamo conosciute, sì, perché io poi sempre nel mondo enogastronomico. E da lì non ci siamo più lasciate. Nel senso che ci siamo sempre sentite come fanno le amiche, che non hanno bisogno di stare per forza unite, appiccicate, ma quando c'era bisogno lei c'era. E quindi a Gianna le devo un grazie di tutto, un grazie sempre Gianna. E anche in questo caso con la sua sigla, ho voluto portarla con me in giro per l'Italia. E quindi questa è un'altra bella coppia femminile che si è va creata. Avanti, sì. Vorrei dirti che questo programma è molto interessante, perché tu sai, io te l'ho sempre detto, che di cucina non ci capisco niente. Ma infatti tu dovresti venire a mangiare un po' da me. Ma verrò. Ma secondo me sì, ogni tanto a cena così ti insegno qualcosa. Verrò, perché sono proprio una frana. Però me l'hai promesso. Te l'ho promesso e lo farò. Ma tu sai bene che nel momento in cui ci si trova a mangiare, ci si racconta, si dicono cose, ci si scambiano sentimenti. Convivio. È un po' la cifra anche di questo bellissimo programma. Quindi tu in questi due anni hai imparato forse a tirare fuori un po' di più anche i tuoi sentimenti, è così? Sì, devo dire di sì. Tu dici questi due anni di fermo, intendi quello? Vabbè, di osservazione, chiamiamoli così. Sì, hai ragione. Devo dire che poi questo programma l'ho scelto perché è il totale della mia storia, quindi parla di sentimenti, del dire grazie o del chiedere scusa, sempre più difficile adesso, però ce ne sono di storie, ne raccontiamo. Cioè, le persone hanno molto coraggio a farlo, nel farlo. Più donne che uomini, devo dire che le donne si analizzano un po' meglio rispetto agli uomini, forza uomini, vogliamo anche storie vostre, quindi. E poi la cucina, nel senso che comunque se uno cucina, la cucina non viene fatta soltanto per cucinare un piatto, ma è un atto d'amore. Oh. Cioè cucinare è un atto d'amore, è un upgrade rispetto, no? A tutto il resto, a tutto quello che vediamo. E in questo senso lo è davvero. Ma e quindi tu, attraverso il cibo, andiamo a parlare anche di sentimenti. Anche d'amore, anche di sentimenti. Siccome so che hai questo amore grande, mi dici cosa gli prepari tu? Come... Al mio grande amore, lui ama molto la carne, ama i secondi. Mm. Ah, non lo sapevo. Ah, perché vedo facce un po'... Smarrite? Smarrite, sì. Questo è il mio grande amore, io preparo... Perché Elisa, in questi due anni, ha conosciuto un grande amore. Anche per... Si può parlare. Dei due anni.
Diciamo che in questi due anni si è perfezionato l'amore. Comunque a lui piace molto la carne, io faccio i secondi per lui, il bollito piemontese per esempio. Lui mangia però, molto bollito. Ah, mangia tanto bollito, sì, il tuo amore. Sì. Sono curiosa, mi piacerebbe vederlo. Ti invito, scena 3. Magari, magari. Però il cibo è amore, sono ricordi sì, che ci portano anche, no? Ci toccano le viscere, non soltanto in quel senso biologico e fisico, ma nel senso che ci riportano alla memoria, magari anche i momenti più importanti della nostra vita. Sì, l'olfattiva è la più ancestrale che abbiamo. Quindi quando tu senti il profumo di un piatto, capisci anche, no? Il ricordo che ne evoca quel piatto. E quindi è una memoria che entra subito, è la più antica. Sei pronta? A fa che? Questo non te l'aspettavi. No, ma non noi mi aspetto tante stiamo cose. Per fare un lungo viaggio. Apriamo la ruota. Allora, attraverso i profumi. No, vabbè. Toccheremo dei ricordi. E vediamo se Elisa è pronta a lasciarsi andare. Vai. Qui c'è una bella venda per te. Ecco. Te la metti sugli occhi. La conchiglia della, della Venere. Ci pensi tu a comporre gli occhi? Sì, naturalmente. Sì. Sei carina. Ok. Quando mi hanno detto vai a ruota libera, io ho detto ok. Non sai quanti sono questi. Non ci vede. No. Però abbiamo davanti quattro cloche. Naturalmente dentro ogni cloche c'è un piatto. Io ti ringrazierò poi personalmente per questo. Cosa ti sto toccando? È una nola, il braccio, il braccio. E naturalmente c'è un piatto. Sì. Con dei profumi, con degli odori. Sai, io ho avuto il Covid e purtroppo l'olfatto non l'ho ancora recuperato del tutto. No, io col naso che ho ce l'ho perfetto, perfetto l'olfatto. Vai, allora, tranquilla. Tu alza la prima cloche, quella ma che vuoi. Ma non vedo niente. Vieni, vieni, vieni. Iniziano da qua. Ecco, vai. Puoi avvicinarti. Ma non vedo. Mi ti avvicini? Aiuto io. Aspetta. Dove andiamo? Che cos'è? Non lo so. Non lo sento sai. Formaggio. Secondo me lo sai ancora un po'. Formaggio. Ah! Ho esagerato. Ma pecorino. Un formaggio Castelmagno. Sì. Ma poi ti dico, sì, vabbè, le mie montagne, la mia terra, me lo devo dire a occhi chiusi. Sì, naturalmente. Aspetta, la cloche la tengo io, vai, la cloche la tengo io, la prendo grazie. Io. Cosa ti ricorda questo profumo? Mamma, nonna, il mio ristorante, le mie montagne che sono uniche al mondo e quindi tutto quello che è Elisa bambina, e quindi questo, la mia nonna, tante cose. Poi te ne parlo. Con gli occhi aperti però. Alziamo la seconda cloche, l'alzo io per te. Okay. Wow. Aspetta, non so, aspetta, aiutami. Aspetta, mi aiuto io qua, ti aiuto io comunque perché te la faccio pagare. Allora, vai. Oh, sushi, soia, alghe, qualcosa tipo alghe, soia, sushi. Brava, sushi, questo sushi? È sushi. Wow! Perché c'è del sushi qua? Non lo so. Sushi niente, mi ricorda le cene con gli amici, però a parte quello, e durante il Covid l'ho ordinato moltissimo, tanto. Quindi però niente, non hanno indovinato i miei autori, hanno fatto una figuraccia, vai, il sushi così, aspetta. Il sushi magari perché no, dice, vabbè, comunque mi evoca i ricordi purtroppo del Covid perché lo ordinavo sempre. Rimani attaccata qui perché vai, questa vai. È difficile, eh. È vero? Questa è un po' difficile, aspetta. Dove devo? Te la do, te la porgo, te la porgo. Che ti viene in mente? Plastica, non ne ho idea. Ora, non c'è solo plastica qua, Ah, ma c'è anche plastica? Cos'è? Non lo so. Francia, non lo so. Non ti viene in mente niente? Ma no. Allora andiamo avanti, evidentemente questo è un ricordo buio. Esatto. Non c'era niente di interessante. L'ultimo, che così almeno esco questi come un panda. Sono caldi. Vai. No, però. Ehi! Buoni. Cosa sono? Questi sono buoni. Polpette? Dai, Polpette? Un po' più romani. Salti in bocca? Che cos'è? Dai, dimmelo tu, basta. Sono supplì. Fantastico. Allora, devo dirti. Fantastico, allora grazie
per avermi fatto fare il gioco all'inizio. Come sono? Sei diventata un panda? No, benissimo. Allora, Castelmagno, te l'ho detto, evoca... Vabbè, Castelmagno è il formaggio della mia terra, quindi mia nonna la quale mando un saluto da qua, perché è mancata in questi giorni, quindi settimana scorsa, Mémé, in francese vuol dire nonnina, noi siamo vicini alla Francia, quindi facciamo queste assonanze e usiamo queste assonanze. E Castelmagno... Fammi dire una cosa, Elisa è venuta nonostante tutto, quindi per la sua professionalità, per amicizia. Oh, vabbè, ci mancherebbe. No, perché sai onorare il tuo lavoro, grazie due volte per essere venuta lo stesso, si era presa un impegno con noi, nonostante questo, insomma, grazie. Quindi tutto quello che è il, casa. Diciamo, casa. Il supplì invece è l'altra parte della mia vita, perché a 16 anni sono arrivata a Roma e il supplì, diciamo, io non lo conoscevo, avevo 16 anni, quindi quando sono arrivata qui ho detto ma che cos'è questa cosa pazzesca col riso al telefono, lo chiamano, no? Il supplì al telefono, e quindi mi ricorda la parte del teatro, la parte della scuola, la parte, diciamo, quella che poi mi ha portato qui in televisione. Quindi, anche delle grazie. Cene frugali, la di quei pranzi. La scarpa perché viaggio molto, e il sushi perché ogni tanto vado in giro con gli amici. Dovete ringraziarla perché è stata gentile a trovare un significato alla scarpa. Vabbè, dai. No, vero, per i miei autori. Siccome i sentimenti sono ciò che fa, vorrei dirti che guardiamo Elisa in azione. Wow, grazie. Quali sono le parole che non hai mai detto a mamma? Mamma, vorrei dirti che... Che bella che sei con gli occhi. Poi io piango subito. Io so che tu hai scritto una lettera bellissima, sì. Mamma. E quindi per dargliela, se ti va, la invitiamo a pranzo. Patate come sono queste? Ah, quella queste è pasta qua... bianca, questa è pasta gialla. Prendi un coltello che la voglio vedere un certo. attimo. Prima di fare la sorpresa a mamma, ne ho fatta una io a te. Renato, fatti baciare. Cubetti fini, Renato, vediamo se sono ancora brava. Camilla, posso qua farlo te questo lavoro? Vai, scusa, Camilla. Renato. Guarda che sono brava. Però io vado a raggiungere mamma Francesca, che sta arrivando proprio qui. Eccola! Hai voglia di sentire che cosa vorrebbe dirti finalmente Camilla, tua figlia? Vorrei dirti che grazie a te che ho imparato a trasformare il dolore in amore. Ti amo. In questo programma, Elisa, ti emozioni spesso, no? La cosa che più ti tocca, qual è stata finora nella allora storia che hai raccolto? Mi emoziono sì per il racconto scelgo la storia, ma mi emoziono attraverso le emozioni dei miei protagonisti. Quando io vedo che loro piangono su un qualcosa che li ha toccati, o comunque raccontano, ci aprono l'intimo, no? Sì. La loro storia, allora mi emoziono attraverso i loro sentimenti. È bella questa cosa, sai, questo programma poi è importante perché entra realmente nelle case degli italiani, quelli veri, quelli della provincia, quelli delle città, comunque gli italiani, quelli che hanno da raccontare, va a toccare i sentimenti. Hai visto, lei era Camilla, Camilla la saluto, perché poi diventiamo amici, no? Certo. E quindi abbiamo visto anche Renatone, i cuochi che ho scelto per questo programma sono cuochi che me li porto dalla prova del cuoco, come diceva la signora, che è affezionata, e anche altri che scelgo su Instagram, sui social, ecco, diciamo. Quindi è una bella commissione di cose. Lo immagino. Eh? Si creano davvero legami di affetto, no? Di scambio reciproco. Ma sì. Io torno un attimo lì. Sai che io non sfondo mai le porte, però... Visto che prima hai detto che gli cucini la carne, questo amore profondo... Mm. Ma parlami un po' di lui. Che lui tipo com'è? È? Come l'hai conquistato? Dove vi siete incontrati? Ci siamo conquistati a vicenda, ti devo dire la verità. Allora, è stato amore a prima vista. Lui ha scelto me. Ah. Mm. Sì, tu dirai. Beh, no, lui ha scelto me, io l'ho accolto. No, perché pensavo che... No, è stato lui a scegliere me. Ah, sì, sì. E che cosa ha fatto per convincerti? Ma lui è un tipo deciso, è un tipo... Niente, ti fa capire tutto e ti ascolta. Che è la cosa più importante. Che è... Mi ama, lui mi ama. Elisa, lo facciamo vedere? Apriamo la ruota. Scoop, esclusiva, com'è che scrivono scoop? Esclusivo, esclusivo. Solo ruota libera. Volete un cartello, me lo metto in fronte. Apriamo la ruota. Mi alzo? Se vuoi. Alziamo. È quello che vuoi, è maschio. Lasciati portare nei
sentimenti. Eccolo! Voi pensavate che mi sarebbe piaciuto, vero? Mi sono incastrata. No! Mi può scastrare il tacco? Sì. Scusi, grazie. Rimasto incantato. Ciao, amore. Allora, guarda. Ciao. Vieni qua. Lei e zia Francesca. Amore, Zenna e zia Francesca, vai da lei. Da quanto tempo state insieme, sempre? Da 8 anni, 8 anni. Premi, amore. Vai, prendi che tu. Che tenerezza. Grazie. Oh. Voilà. Ora inizia a baiare, sai che meraviglia? No, te la porto via. È bravo, è buono. Quando, quando vai a lavoro te lo porti con te? Allora, lui è diventato la mascotte, vedi che fa anche un po' di pet therapy, nel senso che è veramente zenith, è un cane zen, quindi quando tu lo prendi in braccio... Sì, tienilo, trasmette per l'intervista. Una tranquillità, una calma. Che fai stasera, Zenith? Ecco, tranquilla. Hai animali? Sì, ho degli animali. Gatto o cane? Un gatto di 17 anni che amo con tutto il cuore. Tu sei più gatto, no? Sì. E quindi più felina, istintiva anche. I cani sono questi, vedi? Ma sei disposto a cambiare? Perché mi sto innamorando anch'io adesso, amore. È tenerissimo. Guarda come state bene. Allora, devo dire una cosa, che anche le persone più burbere, quando si incontrano col proprio cane, diventano, ecco, esce quella, che non è il tuo caso naturalmente, però quella vocetta lì, quindi sono la parte tenera di noi. E lui è la nostra mascotte, di Vorrei Dirti Che, viene in trasferta e poi... E ti segue in tutto, e ti capisce al volo. Sì, sono parte della famiglia ormai gli animali. E quindi è così. Visto che tu fai tutto con la tua padroncina, io adesso ti restituisco a lei. Sì. E insieme farete il prossimo gioco. Ma davvero? Perché, visto che cucinare è un atto d'amore, bisogna saper cucinare. Io sai che non so cucinare. Eccolo, tu di solito cucini con le mani. Sì. Oggi dovrai, diciamo così, allenarti a cucinare con qualunque altra parte del corpo. Preparati, perché poi tra poco lo faremo. Prima goditi questo videomessaggio. Va bene. Videomessaggio. Elisa carissima, vorrei dirti che ti voglio bene, ma questo tu già lo sai, perché ci vogliamo bene da tanto tempo. Abbiamo fatto un percorso meraviglioso insieme a Ballando con le Stelle, ma io ti seguo anche fuori dopo la nostra avventura e anche nella tua nuova esperienza, per la quale ti faccio un enorme in bocca al lupo. Chissà che poi il futuro non ci riservi altri pezzetti di strada da fare mano nella mano, perché la vita è piena di sorprese. E poi voglio dare anche un bacio ed un abbraccio grandissimo a Francesca, che è un'altra ragazza che è nel mio cuore, che io adoro per la sua intelligenza e capacità professionale, oltre che per il suo spirito e la sua bellezza. Quindi, messe insieme voi due, siete una bomba, ragazze! Fortissime! Ciao! Guarda. Grazie mille, ciao mille! Tra l'altro sta per tornare una nuova edizione di Ballando con le Stelle l'8 ottobre. Mi sono emozionata, intanto io dopo diciamo averlo fatto, è uno dei programmi che guardo con più voglia. Certo. Sì, lo aspetto veramente con tanta bella ansia. Grazie mille, mi sono emozionata perché quando io ti parlo di donne, lei per me è stata una donna importantissima, sia come donna, ma sia come... collega, se posso permettermi, perché lei è lassù, e quindi mi ha aiutata, mi ha sorretta, mi ha dato una possibilità meravigliosa. Se riguardo le immagini che stanno passando adesso, sono veramente un pezzo di vita che è indimenticabile, e poi mi ha fatto anche scoprire quel lato un po' sensuale che non lo so, è là. Guardate che donna, Elisa! Speriamo che tu continui a coltivarlo questo lato, anche mentre prepari da mangiare. Allora, vai. Zenith, non ti allontanare, perché eccoci. Adesso la tua padroncina sta per mimare un famoso piatto. Così? Sì, prendine una a caso. Prendetelo voi, adesso do il cane un attimo
qua. Ok. Vieni, amore di mamma. Gliele vieni. Giro. Signora? Sì. Prego. Così. Voilà. Così? Alla prova del cuoco. Così? Vabbè, così? Così. Va bene. Ecco. Vai. A posto. Allora, Mima, la prima urca. Io avrei dovuto indovinare, ma l'ho visto. Hai capito come funziona? Io adesso te lo mimo. Ormai ho visto che cos'è. Vai con questo. Triste. È una roba triste. No. Devo mimare bassa? Cucina. È buono. Salto in bocca. No. No. Sorriso. La seconda la parola è giusta. Bocca. No. No. Buono. Brava. Buono. Brutto ma buono, brutto ma buono, brutto ma buono. Tocca a te. Gira la carta. Vai. È al contrario? Loro ridono. Allora, adesso devo dire che cos'è? Vai. Allora. Capelli. Capelletti in brodo. Quindi lo devo vai, questo, mimma tu. Questo è un pezzo di storia della televisione, ragazzi, non so se... beh! Cos'è questa cosa qua? Cos'è? È un polpo? Brava! Un polpo? Schiantato? No. No? È un polpo... Affogato? Brava! Affogato! Tocca a te, vai! L'ultima! Che figura! Ok? Ok? Le uova, la frittata, le piume. No, sono piume, gallina, no. No? Uova in camicia! Elisa, è prontissima per la prossima puntata di domenica prossima. E vorrei dirti che a cucinare ci penso lei! Grazie! Solo per voi. Dov'è Dani? Dove lo portiamo, via? Portiamo sì. Via? No? Lo lasciamo ci lì. Pensa Bob, ma noi ci possiamo pensa portarteli, Allora Elisa, vengo a trovarti. Vieni a trovarmi. Io volevo salutarli tutti, scusami, vai, vai, si fai, può fai, fare? Fai, perché fai. Poi la televisione è anche questo, nel senso, è soprattutto questo. E chi sta là, che ci sopporta, e loro erano la mia squadra, quindi adesso, anche qua la crimuccia. Prova del cuoco. Grazie Bob, Andrea, davvero. Facciamo l'appuntamento di domenica. Domenica sarà una bella puntata. Ti dico che andremo in Toscana e ti dico che sarà un'altra donna a parlare di sentimenti e sarà da seguire, tutta da seguire. Vorrei dirti che va in onda dalle 14, dalle 15, scusami, mi emozioni, alle 16 su Rai 2 la domenica. Quindi noi siamo lì, vi aspettiamo e cerchiamo di aprire un po' il cuore a quelle che sono le parole più importanti della nostra vita. Grazie, scusa, ti voglio bene come quello che io voglio a te. Guarda che voglio trovarti. Ti posso preparare un caffè latte indimenticabile. Grazie. Elisa Edoardi. Grazie.